Salve ragazze, buonasera e benvenute nel Micesso. Allora, tutorial insieme anche se non è parlato con la musina, però vi volevo far vedere delle cosine che mi sono presa e quindi ho detto di così le testiamo insieme, le proviamo insieme. Allora, trucchettino veloce, stasera c'ho la cena della mia figlia, quella più piccolina, la tata, quella che aspetta, e quindi scusate un Allora, attimo. Dunque, vi volevo parlare, che io non sapevo che esistesse, però io sono sempre l'ultima a saperlo, lo sapete, perché seguo persone su YouTube, però quelle che seguo sono un po' limitate, ecco, diciamo così, che non tutte rientrano nel mio canone di simpatia, quindi sono un pochino indietro con l'aggiornamento dei trucchi, ok. Meno male che ho questo negozio che vende questi prodottini biologici e quindi ultimamente li sto usando, sia quelli di neve che quelli della Puro Bio. Allora, siccome il fondotinta è molto molto pesante in estate, allora ho deciso di prendere questa BB cream che a parer mio è molto buona, ha una bella idratazione, ha una bella copertura, nonostante ecco sia una BB cream, però forse è migliore che del fondotinta, perché vi spiego, il fondotinta bisogna bagnarlo con lo spray fissante perché sennò risulta parecchio denso come prodotto, mentre la BB cream questa qua, la chicca mi ha fatto le unghiette ieri sera. L'ho già sistemato, con la cerniera della borsa mi si è un po' aperta questa. Vabbè, parliamo di questo prodotto. Come prodottino è un pochino più leggero del fondotinta e quindi è un prodottino che riesce a idrata bene la pelle e riesce a farla respirare, insomma, non appesantisce come il fondotinta. Poi ho visto che è uscito anche il correttore, io penso di non aver mai trovato un correttore che facesse a caso mio, che praticamente copre e rende questa parte luminosa. Quindi è fatto così e ha lo scovolino, ha una spugnettina, vedete, tipo un pennellino. C'è Leo che fa qualche disastro e senti Lallo che cosa, che bestemmia giù di sotto, che brontola. E quindi nulla, mi piace tantissimo, come prima impressione secondo me è ottimo. Poi, sempre della Puro Bio, ho preso questo che è un correttore e un illuminante. Cioè, io l'ho usato come illuminante perché, vabbè, si può usare anche come correttore, però illumina la parte sopra. Io ho fatto questo sotto le sopracciglia, sotto l'arcata sopraccigliare, ho messo questo prodottino che viene usato sia come illuminante per illuminare questa parte qua, sia come illuminante sotto l'arcata sopraccigliare. Nel trucco non ho messo illuminante in quanto già è un bel trucco pesante, quindi ho evitato di mettere appunto ecco questo illuminante qua. Allora, come rossetto mi ha regalato questo qua che è un'edizione limitata di Puro Bio sta ragazza e è bellissimo, gli era restato solo questo, mi ha detto dice vai, dice te lo regalo, è in edizione limitata, guardate che bella, sembra un gioiello questa confezione. Allora, vediamo un po' se riesco a capire che numero è. È un borgogna, penso, questo colore. È un pochino più scuro, però io non ci leggo che colore è. Ora ve lo faccio vedere, magari riuscite a capirlo, anche se la videocamera qua sfalsa un po' il colore. È questo colore che ho messo sulle labbra. È molto bello, secondo me. Davvero. Poi sono buoni questi prodotti della Puro Bio perché rimangono a lungo. Io ho preso anche tempo fa, presi questo prodottino qui, questo qui color malva, che ultimamente mi stanno piacendo molto questi colori, rosa antico, malva, questi colori qua mi stanno piacendo molto e quindi li sto usando davvero tanto. Va bene ragazze, detto questo io vi lascio al tutorial e vi mando un bacione enorme e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!